La conoscenza è nella nostalgia. Chi non si è perso non possiede. Pier Francesco era sensibile e potente insieme. In più mettici, diciamo, questa capacità pazzesca sulla lingua, insomma. Diciamo che Felice Lasco era lì che lo aspettava. Per vivere Napoli, cioè per sentirla, ecco, secondo me ci vuole quella cosa che Leopardi chiamava la pieghevolezza dell'ingegno, no? E che secondo me è anche la pieghevolezza del cuore. Beh, nostalgia in questo film per me, per esempio, non ha a che fare con rimpianto. La nostalgia, secondo me, qui è un labirinto. Il personaggio di Felice Lasco arriva a Napoli e gli si spalanca, diciamo, il labirinto che ha alle spalle, cioè questo passato dal quale era dovuto scappare. Allora a quel punto lui poteva scegliere, e ognuno di noi può scegliere, se, come dire, tirare dritto oppure voltarsi e tornare indietro. Tornare indietro può significare capire chi si è. E questa è la nostalgia. La frase, in realtà, sono due versi che compongono una poesia ed era appunto molto, molto bello, un po' quello che cercavo di dire, no? Perché dice: la conoscenza è nella nostalgia, chi non si è perso non possiede. Felice Lasco a un certo punto decide di farli questi conti con la sua adolescenza, con un'adolescenza che a un certo punto si è negata all'improvviso, assurdamente se vogliamo, perché la seconda vita di Felice Lasco è una vita compiuta, no? Al Cairo si vede la sua bella casa, la sua moglie così intelligente che lo ama e che è una donna così alla pari con lui, no? Però lui, nonostante questo, nonostante la sanità sia, diciamo, il luogo che ha l'abbandono anche, che ha in tante sue parti, però non ce la fa a non entrare nel labirinto. Si recupera e si perde, cioè sono partite, però le partite vanno giocate. Qualcuno, insomma, ha fatto il nome di Camus. C'è questo senso, come dire, un po' di Sisifo e l'eroe di Camus, cioè l'idea che comunque tu devi spingere, devi avere la volontà di cambiare le cose, di incidere, di recuperare, no? Come appunto lei dice. Però naturalmente sapendo che si può non riuscire, spesso non si riesce. Se si pensa alla sanità, quello che padre Loffredo fa alla sanità è quello che noi abbiamo raccontato nel film attraverso la figura di padre Rega, cioè si cerca di recuperare appunto dei ragazzi, delle ragazze a una possibilità di vita diversa da quella che il quartiere, a cui il quartiere li destina, e certe volte si riesce e certe volte no, e chiaramente per ciascuna volta che si riesce vale la pena e tutte le 100 che non si riesce. Secondo me c'è qualcosa di Napoli che non cambia, anche una cosa che viene problematizzata, perché insomma è anche giusto dire che non bisogna arrendersi. Dall'altro lato però il fatto che rimanga, che qualche cosa si ostini a restare come è sempre stato, è anche un segno di forza. È una partita difficile, insomma io non ci sto, diciamo, nella divisione tra bianco e nero, ormai è diventato un mondo tutto tagliato con l'accetta. Ecco, non è così. Cioè, Napoli è un mondo ricco, un universo complesso, e quindi chiaramente c'è tutto il contrario di tutto. E secondo me, per vivere Napoli, cioè per sentirla, ecco, secondo me ci vuole quella cosa che Leopardi chiamava la pieghevolezza dell'ingegno, no? E che secondo me è anche la pieghevolezza del cuore, cioè è la capacità di capire che ogni cosa è diversa dall'altra, ogni persona è diversa, possibilmente evitare di giudicare. Intanto Pier Francesco, diciamo, è stato l'attore al quale ho subito pensato nel momento in cui ho immaginato di fare il film dal romanzo di Ermanno Rea. Ci siamo incontrati, gli ho portato il libro e gli ho detto: ti voglio proporre il tuo film napoletano. Quindi ha preso il romanzo e gli è piaciuto. È evidente che chiaramente un attore che è un mostro da questo punto di vista come Pier Francesco Favino era chiaramente l'attore che poteva dominare tutta questa materia linguistica. Però se io dicessi che questa la
ragione perché ho pensato a lui sarebbe riduttivo, perché in realtà è la sua grande anima che ho sempre immaginato in lui e che ho ritrovato quando, diciamo, abbiamo lavorato insieme. Un'anima estremamente sensibile, anche il modo, appunto, nella scena molto delicata in cui lava la madre, questa cura, questa pietà rovesciata. Siamo abituati a vedere questo tipo di cura in mani femminili, cioè quindi è difficile vedere invece un uomo che faccia questo. Pier Francesco era sensibile e potente insieme, in più mettici, diciamo, questa capacità pazzesca sulla lingua, insomma. Diciamo che Felice Lasco era lì che lo aspettava. Tutti lo davano, tutti tranne i giurati, diciamo, per pazienza. No, non me ne importa niente. I premi sono lotterie, belli e importanti, soprattutto se sei all'inizio della tua carriera, perché chiaramente ti danno una forza e così via, però insomma i premi, il giorno dopo uno se l'è scordato, quello che resta è il film. Non ho niente contro le piattaforme, non ho niente contro le cose che si trasformano, ma naturalmente sostengo molto la persistenza di un cinema che tanto sia un cinema. Quando si dice film si intende una cosa che ha un inizio e che ha una fine, cioè quindi la serialità è una cosa stupenda, ma è un'altra cosa, ecco, sono due cose diverse. E poi che naturalmente il cinema in sala. Che il cinema in sala è completamente un'altra esperienza, non soltanto per il fatto delle dimensioni e il fatto che chiaramente chi fa un film lo pensa, cioè io giro pensando a uno schermo grande, è chiaro che se poi non la vedi sul grande schermo è diverso, no? Si depotenzia, ma non è solo questo, secondo me è proprio la condivisione con gli altri spettatori. Guarda, l'esempio chiaro è un film comico. Cioè, una cosa è che tu ti metti il divano in casa tua, un'altra cosa è che tu sei in una sala piena e schiatti risate in mezzo a 300 persone. Cioè, emozionarsi, sentire qualcosa insieme ad altre persone, cioè, è un fatto. Cioè, è comunque una delle cose belle che possiamo fare, non è che ce le dobbiamo tagliare. Edoardo aveva debuttato al cinema con me in Caprio Revolution, quindi è stato un passaggio abbastanza naturale. Lui l'ha fatto benissimo, un attore bravissimo, poi ha fatto anche Carosone in televisione, insomma, quindi diciamo si è fatto vedere, si è fatto notare, si è fatto amare, perché così come suo padre non è soltanto un bravissimo attore, ma una persona speciale. Io poi vado passo passo, quindi non lo so. Abbiamo in mente un altro film, dopo esserci riposati un po'. Mo' abbiamo fatto parecchie cose. Ho un progetto in cantiere che è una cosa molto bella, ma di cui ci ritroveremo a parlare qui tra un po'. Uno il film lo fa e cerca di farlo nel migliore dei modi, dopodiché è tutto nelle mani degli spettatori. Dunque, spettatori di Fanpage, vi aspetto al cinema per vedere Nostalgia. Her dress and floats to dreamland, lady, green grass, but the grass is tangerine.